Veniamo subito ai dati del volume, a quello che cade immediatamente sotto i nostri occhi non appena si apre il libro. Allora, è un testo che si compone di 8 capitoli che sono chiusi da un epilogo ed impreziositi da un'eccezionale postfazione del professor Pompeo, che da solo meriterebbe un incontro tematico. In tutto si tratta di 190 pagine che sono frutto di un accurato ed importante lavoro di ricerca scaturito da un'ampia bibliografia. Questi sono i dati salienti del volume firmato dalla professoressa Mariani. I dati, potremmo dire, quelli fisici, quelli che immediatamente sono definibili da subito. Ben altra invece la dimensione intellettuale del lavoro che stiamo presentando, un lavoro che sin dalle prime pagine supera i confini del saggio storico per trasformarsi in un avvincente saggio di storia integrale. La prosa dell'autrice è piana, ma nello stesso tempo incisiva, così come la scelta della metodologia d'indagine, che è quella della storia orale, realizzata grazie a numerose testimonianze che danno vita ad una sorta di scenario polifonico, multiprospettico, capace di offrire numerosi spunti di riflessione e di approfondimento. Tre sono le periodizzazioni cronologiche ravvisabili nel testo, perché parliamo di identità smarrite, la cioferia degli anni 50 ad oggi. Quindi le periodizzazioni di carattere cronologico sono tre, alle quali corrispondono altrettante fratture di carattere socio-antropologico. Le direttrici di ricerca che potremmo considerare assorbenti sono due, essenzialmente: il conflitto interno tra agglomerati sociali e la subalternità della classe contadina, che era la classe più numerosa. Allora, iniziamo dalla prima periodizzazione. Credo che si senta, ma credo pure senza microfono si riesce a sentire. No, lascia. Per la registrazione, scusa. Allora, la prima delle periodizzazioni. Allora, partiamo dagli inizi del Novecento, che vedono il comprensorio di Frosinone, più grande dell'attuale provincia, perché Frosinone diventerà capoluogo di provincia solamente nel 1927, il comprensorio di Frosinone, dicevo, che non è solamente teatro delle prime lotte contadine, ma un vero e proprio epicentro di rivolte che vedono i lavoratori della terra battersi con le pubbliche amministrazioni per il miglioramento dei patti agrari e più in generale delle loro condizioni di vita. Lo scontro tocca il suo drammatico apice nel gennaio del 1913 a Rocca Gorga, che oggi sappiamo tutti è in provincia di Latina. A Rocca Gorga, nel corso di una manifestazione, 7 dimostranti vengono uccisi dai carabinieri e si contano inoltre 40 feriti. L'episodio di Rocca Gorga balza immediatamente alle cronache nazionali, tanto che un cronista dell'epoca scrive: «Ebbene, per portare la civiltà agli arabi della Libia si sono spesi 800 milioni, eppure ieri una relazione ministeriale magnificava gli splendidi risultati dell'organizzazione sanitaria nella città di Tripoli. Ma quando gli arabi di Rocca Gorga chiedono fogne, i medici, acqua, luce, il governo, che non ha più milioni, manda i carabinieri e annega nel sangue la civile, la santa, la mala protesta del popolo. Poveri assassinati, il vostro sforzo di relazione è stato stroncato dalla medaglia». Il cronista all'epoca, niente di meno che Benito Mussolini, che era allora direttore della Vatti ed era ancora socialista. I fatti di Rocca Gorga cadono nel 1913. Due anni dopo l'Italia, come sappiamo, entra nella prima guerra mondiale, che era scoppiata nel 1914.
I contadini vengono arruolati grazie anche alla promessa della proprietà della terra al termine del conflitto. Ciò non avviene ed il sopravveniente fascismo, grazie al connubio tra industriali del nord ed agrari dell'intera Italia, stronca le lotte contadine dappertutto ed anche in ciociaria. A tanti reduci di guerra, specie contadini, gli anni 20 del Novecento riserveranno la via dell'emigrazione, forse la più dura delle fratture socio-antropologiche. Rocca Gorga, 1913. 20 anni dopo, l'Italia, trascinata in guerra dal fascismo della Seconda Guerra Mondiale, stiamo parlando, è un campo di battaglia e con essa la ciociaria, che dal novembre del 1943 a maggio del 1944 si trasforma in un'enorme retrovia di Cassino. È la drammatica esperienza della guerra in casa, un'esperienza di lutti, di morte, di distruzione. E siamo praticamente alla seconda periodizzazione. La guerra finisce nel 1945 e l'Italia che sta risorgendo inaugura, diciamo così, i primi interventi legislativi in materia del lavoro contadino. L'Italia è eminentemente ancora una nazione di contadini, è la classe sociale più ampia, più numerosa. Tanti, nonostante tutto, tanti reduci, tanti giovanissimi sono costretti di nuovo a fare la valigia e ad emigrare, soprattutto verso gli Stati Uniti e verso il Canada. Il libro, in proposito, rievoca la cosiddetta epopea del Molo 21 di Halifax. Halifax è il porto sull'Atlantico nel quale arrivavano la maggior parte delle navi che partivano dai porti italiani. Perché? Che cosa accade? Le leggi che l'Italia che sta risorgendo vara per dare un diverso assetto alla proprietà agraria faticano a tramutarsi in realtà, e la loro applicazione è quasi sempre frutto dell'impegno di cellule politiche o di associazioni di categoria legate al Partito Comunista Italiano o alla Democrazia Cristiana, associazioni che operano stabilmente sul territorio. E questo è uno degli elementi del conflitto tra classi sociali che l'autrice riesce a delineare in una maniera eccezionale, in una maniera encomiabile. Negli anni 50 però la forza lavoro della nostra regione è ancora prevalentemente occupata nel settore agricolo, i sociali sono ancora prevalentemente contadini e pastori. E l'economia a cui danno vita non va oltre la cosiddetta economia di sostentamento. Non c'è spirito cooperativistico in ciociaria e l'agricoltura non è assolutamente meccanizzata. A ben guardarli, gli anni 50 somigliano in maniera pazzesca, in maniera sorprendente, agli anni 20 e agli anni 30. Si ripetono i riti della mietitura, fatta a mano, i riti del pane che veniva impastato in casa e portato nottetempo ai forni, i riti del cosiddetto cagnotere, come si diceva a Supino, cioè del reciproco scambio di favori tra proprietari di fonti contigui che si aiutavano nelle incombenze lavorative di tutti i giorni perché non avevano neppure i soldi per pagare i braccianti. Sono anni di analfabetismo, anni di case prive di servizi igienici, di sacrifici indicibili che l'autrice ci racconta grazie alla voce di tantissimi intervistati, donne e uomini. Siamo alla terza periodizzazione del libro, io sto andando in sintesi estrema. È alla fine degli anni 50 che il quadro appena descritto inizia a mutare radicalmente. Uscita gradualmente dalla Seconda Guerra Mondiale, l'Italia vive la stagione del cosiddetto boom economico. Tre sono gli eventi che propiziano questa stagione,
e che poi l'accompagna. Nel 1950 l'istituzione della Cassa per il Mezzogiorno, nel 64 ai primi, e ai primi anni 60, ma soprattutto nel 64, è qui che arrivano, nel 64 che arrivano i cantieri dell'autostrada, quindi Cassa per il Mezzogiorno, costruzione delle autostrade, e nel 1972 l'avvio dello stabilimento Fiat di Cassino. In 22 anni la sciocceria cambia letteralmente i connotati, divenendo una zona di alta concentrazione e di capillare insediamento industriale. A tale mutamento di fisionomia fa seguito un vero e proprio terremoto di carattere socio-identitario, che l'autrice del libro analizza con grande lucidità. Sono gli anni del distacco dalla terra, anni che vedono migliaia di contadini, mezzadri, piccoli allevatori indossare la tuta blu per trasformarsi in metal mezzadri, come felicemente individuato, come felicemente concettualizzato da un filosofo di vaglia qual è stato Barberis. Sono anche anni nei quali la donna acquista un ruolo sempre più preponderante nella società. La sciocceria, dopo la guerra e dopo l'emigrazione forzata, conosce finalmente un periodo di sviluppo piuttosto diffuso. Ma come tutti i processi di sviluppo, l'irrompere dell'industrializzazione esigerà i suoi costi in termini di devastazione del territorio, di inquinamento, di diffusione delle malattie professionali, di morti sul lavoro per scarsissima sicurezza, di repressione anche sanguinosa delle agitazioni operaie, di diffuse pratiche di condotta antisindacale e pratiche di sviluppo delle clientele politiche di sottogoverno, che poi esploderanno, come sappiamo tutti, deflagreranno all'inizio degli anni 90. L'irrompere dell'industria muta completamente le abitudini e i ritmi di vita dei sociali. Salari e stipendi sicuri garantiscono disponibilità economica e finalmente l'accesso al credito, quindi ai mutui per la casa. È il momento dello sviluppo, ma sarà, come l'autrice chiarisce, uno sviluppo senza progresso, perché frutto di un'industrializzazione non programmata, esogena o, per così dire, cavata dall'alto. Un'industrializzazione non supportata da un'analisi sociologica sulle caratteristiche e sulla vocazione del territorio di riferimento. A distanza di un trentennio da quella stagione, e piano piano mi avvio alla conclusione, così come l'autrice sottolinea nei capitoli finali del libro, di quello sviluppo, anche indotto dal cosiddetto capitalismo di Stato, si delineano tutto il suo essere effimero e le conseguenze su un territorio lasciato praticamente devastato dall'inquinamento e desertificato da un'industrializzazione frutto di un processo di industrializzazione frutto talvolta di un'immane miopia politica. Quale futuro di fronte a ciò? L'autrice nell'epilogo ci tiene a sottolineare che il suo libro non si pone come una rappresentazione nostalgica né idilliaca del passato trascorso, ma come un'analisi critica che contenga la possibilità di costruzione di un nuovo presente. Noi, da buoni sociali, ci associamo a questo auspicio. Facendo i complimenti all'autrice per questo libro che ha veramente, devo dire Anna Maria, senza viaggeria alcuna, che ha veramente dell'eccezionale, un libro che è stato citato anche dal più importante quotidiano italiano, il Corriere della Sera, un libro che nel momento in cui il lettore lo chiude ha quasi rimpianto di averlo terminato, e nei giorni successivi, come è capitato a me, ha continuato a sfogliarlo, perché da questo libro ha imparato moltissimo. Questa, in sintesi estrema, la fatica di Anna Maria Mariani,
strizzata proprio, per così dire, perdonatemi la metafora culinaria, strizzata proprio al massimo. Vi ringrazio per la pazienza, grazie a tutti. La prima domanda che mi viene spontanea è questa: raccontaci un attimo la genesi del libro, raccontaci che è successo, come hai deciso il come e il perché di questo tuo volume. Una domanda che richiede una risposta un po' lunga. Allora, questo libro ha origine da un percorso che ho voluto ricominciare. Allora, in un periodo non troppo... Allora, in un periodo che non mi dava troppe soddisfazioni dal punto di vista lavorativo, ho deciso di rimettermi in gioco e di studiare la sociologia. E praticamente ho riaperto i libri e ho diciamo poi terminato questo percorso di laurea triennale. Ho incontrato presso l'Università Roma III il professor Pompeo, che mi ha assegnato una tesi di cui è stato relatore, che si intitolava Modelli antropologici nel contesto afferentino in particolare, quindi una evoluzione dei modelli antropologici dal momento dell'antica Roma, ecco, fino al presente. E sempre in occasione della sistemazione, ecco, di questo, in occasione della chiusura di questo percorso, ho dovuto anche espletare un tirocinio e l'ho svolto presso l'Associazione di Oltre l'Occidente, da Paolo, che è il presidente, però Paolo io lo conosco da una vita perché era un compagno di classe di mio fratello, e quindi questa ricerca, questo lavoro di studio mi ha anche riavvicinato all'Associazione Oltre l'Occidente e poi, ecco, ragionando con Paolo abbiamo deciso di attenzionare, di cercare di approfondire un aspetto di questa tesi di laurea. In particolare abbiamo selezionato, ecco, questo momento delle metamorfosi antropologiche sul territorio e precisamente il passaggio dall'economia agricola all'economia industriale. Abbiamo coinvolto il professor Pompeo, che è stato disponibilissimo dall'inizio a fornirmi una serie di consulenze sia per quanto riguarda l'organizzazione del testo, la stesura, la sistemazione delle interviste, e mi ha poi onorato con la sua postfazione che chiude il libro in cui si mette in evidenza non solo tutta la competenza che ha il professor Pompeo, ma anche un coinvolgimento emotivo, perché ecco, il professor Pompeo è originario di queste terre, precisamente originario di Ferentino, e quindi c'è stata una motivazione forte nel condividere il nostro lavoro, e infatti ci accompagna sempre in ogni presentazione, e noi siamo veramente onorati, sia io che l'associazione, ecco, siamo contenti di questo fatto, che questo Pompeo ci degni della sua attenzione e lo vediamo disponibile anche per ricerche future, perché, come diceva il sindaco, cioè è il caso di non fermarsi, dato che il libro apre una serie di problematiche su come il territorio dovrà ritrovare se stesso e ritrovare la propria identità, e quindi questa ricerca dovrà andare avanti. E per vedere, cioè, fino adesso abbiamo analizzato ciò che è stato, abbiamo intenzione di lavorare ancora su ciò, quali sono le risorse del presente, come possono essere utilizzate per ricostruire l'identità di questo territorio. Certo, è difficile perché è un territorio veramente deturpato da tante cose negative, inquinamento,
cattedrali nel deserto, disoccupazioni, disoccupazione dei giovani che sono costretti appunto ad emigrare all'estero, anche se laureati, diplomati, cioè in passato non era così, perché oggi i giovani sono laureati, diplomati, potrebbero veramente costituire una risorsa per il progresso, per l'emancipazione di questo territorio, però purtroppo vanno via. Allora ecco, con le nostre ricerche sociologiche e antropologiche vogliamo dare altri contributi alla ricostruzione del territorio, e sempre anche con la collaborazione del professor Pompeo. Dal 1950 al 1972 l'Italia vive, cioè a seguito anche del grande momento di economia, la società cambia completamente fisionomia, cambiano le abitudini, si perdono le identità, scompaiono le tradizioni. Sembra che nella storia ci siano dei momenti in cui tutto accelera, mettendo in difficoltà non solamente l'interprete ma anche l'uomo della strada, quale un esempio, il comunissimo osservatore. Che cosa succede? Che cosa è successo in questo momento? Che cosa ha accelerato? Allora, allora quando parliamo di accelerazione sicuramente dobbiamo vedere queste trasformazioni socio-economiche e antropologiche che si susseguono a una velocità incessante, con un avvicinamento del passato al presente, quasi portando a un'identificazione, cioè a una sovrapposizione tra il passato e il presente, come se il tempo storico non ci fosse più. E, allora, do un'interpretazione, una risposta che ha a che fare naturalmente con la sociologia. E, allora, la storia dell'uomo è un succedersi di cambiamenti di forme sociali, quindi non dobbiamo immaginare la società come qualcosa di statico, di sempre uguale a se stesso, ma come un'entità che cambia continuamente. Infatti abbiamo avuto nella storia diversi passaggi, no? La società del feudalesimo, la società industriale, la società capitalistica, eccetera. Quindi questo cambiamento si chiama appunto cambiamento sociale, si chiama evoluzione, si chiama dinamismo sociale, e naturalmente un cambiamento non è sempre in avanti, potrebbe anche essere un cambiamento all'indietro, perché potrebbe essere un cambiamento verso il progresso, anche una regressione, però spesso, cioè in alcuni casi, come diceva Enrico, il cambiamento sociale si muove secondo la legge dell'accelerazione. Allora, questa legge dell'accelerazione funziona quando praticamente i tempi delle diverse fasi storiche si accorciano sempre di più. E, per esempio, il tempo del feudalesimo è più corto del tempo della società caratterizzata dalla schiavitù, oppure il tempo della società capitalistica è più corto del tempo della società preindustriale. Ecco, quindi l'accelerazione è questa velocità nel ricambio degli eventi, e che porta proprio ad azzerare, no? Ad annullare la differenza, cioè la storia. Ecco, come se praticamente il tempo diventasse tutto presente, cioè lo spazio temporale, la spirale del tempo si stringe sempre di più. Cioè, mi viene in mente un antropologo del mondo globale, un antropologo contemporaneo, che ha parlato di accelerazione, di surmodernità, Auger, che ha parlato anche di non luoghi. Cioè, praticamente il mondo globale è un mondo accelerato, proprio perché c'è una diversa percezione del tempo e una diversa percezione dello spazio.
cioè il mondo è diventato sempre più piccolo perché le informazioni che ci arrivano anche da posti lontanissimi sembrano informazioni di, su fatti, su eventi che quasi ci sembrano vicinissimi, e, oppure il tempo, cioè il susseguirsi frenetico delle vicende, praticamente sembra che, cioè ci fa sembrare questo tempo più corto, come se gli eventi avvenissero tutti nel presente e non ci fosse più storia. Ecco, allora che è successo in Ciociaria, dice Enrico, mi chiede Enrico, quando si è avuta questa accelerazione della storia con lo sviluppo industriale? Sicuramente c'è stata un'accelerazione della storia, però determinata da fattori esogeni, cioè praticamente il capitale che è arrivato, perché poi il cambiamento sociale può essere innescato da fattori endogeni o da fattori esogeni, cioè nel caso dello sviluppo industriale è arrivato dal nord o dall'estero il capitale, è stato, cioè praticamente le industrie sono arrivate nel nostro territorio e hanno portato, il capitale ha portato tutta una serie di trasformazioni sociali a catena, l'aumento demografico, l'aumento del benessere economico, l'aumento della scolarizzazione, però in quel caso è stata una spinta dall'esterno, perché certo il nostro territorio non era pronto a questo cambiamento così repentino, così veloce, e infatti proprio per il fatto che non era pronto, poi questo cambiamento dura pochissimo, perché cioè inizia con la tassa del mezzogiorno, no? Negli anni 60, con la nascita del nucleo per lo sviluppo della Valle del Sacco negli anni 60, ma già alla fine degli anni 70 l'industrializzazione è finita e inizia il processo al contrario, cioè la deindustrializzazione, una nuova disoccupazione e quindi un cambiamento sociale all'indietro, cioè in regressione, no? Perché poi il cambiamento sociale non è sempre evoluzione per il meglio, ma può essere anche regressione.